Beati gli operatori di pace perché saranno chiamati figli di Dio, gli operatori di pace. Operatori di pace chiaro ci sono, no? Sì, ma perché saranno chiamati figli di Dio? Perché Dio è essenzialmente l'uomo che ama tutti e quindi che ama intensamente di un amore infinito tutta l'umanità. E quindi non si può essere figli suoi se non si arriva a compartire questo atteggiamento di non escludere nessuno, ecco. Secondo me questo amare tutti non vuol dire andare alla ricerca e volere bene a tutti, eccetera. Ecco, vuol dire non escludere nessuno. Ecco, specialmente quanto più una persona è esclusa, tanto più andarle incontro. Ma secondo lei oggi ci sono operatori di pace? La discordia non è soltanto qualcosa di violento, ma è provocata per questo governo, è un governo della discordia totale. E questo, se noi pensiamo solamente a un fatto che si è combattuto per tanto tempo per dare la sicurezza agli operai che lavorano una vita, e che nella vecchiaia possono avere perlomeno il sostentamento con un colpo di spugna la precarietà, ecco, al massimo. Ma questo è un grido, mi ferisce profondamente questo, e poi viene accolto quasi con indifferenza, insomma, nessuno oggi può contare sul suo lavoro, capisci? E vengono mandati via, non ho più bisogno di te, non mi fai guadagnare, quindi vattene, ecco. E questa è una discordia permanente, la mancanza di pace.